fare il salto come io intendo, prima cosa, cosa significa? Conoscere naturalmente il cliente, entrare nella psicologia del cliente che sta arrivando. Cosa significa? Significa già delineando quello che lui vuol fare, ma che il sarto deve saper fare. Il saper fare deve avere stile. Perché? Perché questo abbellisce, sa abbellire, sa addolcire, sa creare la differenza. Questo è importante. È importante entrare sulla sua psiche, sulla sua persona. Questo è un sistema trigonometrico. Cosa consiste? Consiste nel saper cogliere le misure cosiddette dirette, perché si conosce subito, immediatamente, la sua, come posso dire, anatomia. Anatomia così talmente profonda che si decifra a conoscere anche il suo io, il suo carattere. Imparare una professione bella, vuoi che fa il sarto, vuoi che fa l'orofo, vuoi che faccia il tappezziere o che so io, va bene, deve amare, deve soprattutto amare, perché quando si ama si riesce, se non si ama non si può riuscire, ecco, questo sì. È un augurio che faccio ai giovani, che possono comprendere, capire, approfondire, entrare in questa verba, perché li aprirà la mente, li apre il cuore e li apre anche l'appetito, appetito sì di mangiare, ma l'appetito professionale che può risolvere tanti, tanti problemi con più soddisfazione. Vestire di sartoria vuol dire fare un ritratto della persona e quindi rispettare anche i difetti, i limiti e valorizzare quella persona, e solo se la si conosce, solo se si ha relazione con la persona si può fare una giacca che la rispecchia, e quello è proprio il bello ed è anche quello che Franco mi ha trasmesso, perché lo si vede dalla quantità di colori, tagli, con bottoni e dettagli che mette in ogni singolo capo. È diverso perché diversi sono i clienti e per cui li segue fino all'ultimo, e così va fatto e così la sartoria non muore.